lasciamo il Friuli per vedere con Mr. Low Cost se riesce nella sua impresa di questa settimana. Vediamo Davide Scarcella. Ciao ragazzi, oggi mi trovo a Bucarest. Proverò a visitare la città cercando di non spendere troppo. Ce la farò? Vedremo. Hammerjack. Davide, non fare il vago. Quel troppo sarebbero i soliti 250 euro. Quindi fai attenzione. Certo, Licia, ci proverò anche questa volta. Il mio viaggio nella capitale rumena inizia da questo orologio in Piazza Uniri, punto di ritrovo dei ragazzi del Walkabout Free Tour. Si tratta di un giro turistico in compagnia di una guida locale, totalmente gratuito, o con un piccolo contributo volontario che permette di prendere confidenza con la città. La prima tappa è questo luogo che ricorda molto le atmosfere western. Si tratta dell'albergo più antico della città, costruito nel 1808. La sua importanza storica è data dal fatto che nel 1812 fu teatro dei colloqui che portarono alla firma del Trattato di Bucarest, che pose fine alla guerra russo-turca. Questo piccolo gioiello architettonico è la chiesa greco-ortodossa Stavropolios, un capolavoro risalente al 1724. Le pareti esterne sono quasi totalmente decorate con affreschi. Ma è solo entrando che mi rendo conto della bellezza di questo luogo. Le pitture risalgono al XVIII secolo, anche se in parte sono state restaurate. Questo è il chiostro che venne realizzato nel 1904 con colonne e archi neoromani. Una passeggiata tra le vie del centro e arriviamo in Piazza Università, ultima tappa del free tour, giusto in tempo per pranzo. Fermo in questo storico locale di Bucarest, dove, per circa 48 lei, poco più di 10 euro, assaggio un piatto tradizionale, sarmalute e cucumaliguzza, rotoli di cavolo con polenta e panna. Buono! Davide, ma lo sai che a Bucarest c'è uno dei palazzi più grandi del mondo? Davvero, Licia? Vado subito a cercarlo! Cammino per il Boulevard delle Nazioni Unite, finché, all'angolo con Boulevard delle Libertà, eccolo, è lui, il Palazzo del Parlamento. Oltre a essere uno dei più grandi per ampiezza, è l'edificio più pesante del mondo secondo il Guinness dei primati. È realizzato con 700.000 tonnellate di acciaio e bronzo, combinati con 1 milione di metri cubici di marmo e tanto altro ancora. Vorrei entrare, ma ho sentito che al suo interno ci sono 1000 camere e più di 400 uffici. Rischierei di perdermi. E così torno in Piazza dell'Università per godermi uno spettacolo eccezionale. Si tratta del Festival Internazionale del Teatro di Strada di Bucarest, che si svolge ogni anno in estate. E io sono così fortunato a essere capitato qui proprio nei giorni giusti. Artisti di strada sfilano per le vie della città, dando spettacolo, gratuitamente. La festa e il divertimento continuano per tutto il centro. E allora, autoscatto ricordo, rullo di tamburi e eccola la classica break dance in strada. Davide, tu sei un ragazzo atletico, perché non ci provi anche tu? Licia, Licia, se lo faccio io, il documentario finisce qui.
Meglio che vado dritto a cena. Stasera una bella pizza non me la toglie nessuno. Il giorno dopo vado a visitare il Museo Nazionale di Storia Rumena. L'ingresso costa 10 lei, poco più di 2 euro. Qui sono custoditi reperti di grande valore storico-archeologico, che comprendono il periodo greco-romano, la tarda età romana e il medioevo rumeno. Ma la cosa che mi colpisce di più è questa, la copia in scala naturale della famosa colonna Traiana, che si trova a Roma. Si tratta di uno dei monumenti più famosi dell'antichità romana, dove sono raffigurate le guerre che portano alla conquista della Dacia, l'antica Romania, e la sua annessione all'impero romano. Questa copia venne realizzata tra il 1934 e il 1940 dagli artigiani vaticani e portata a Bucarest nel 1967. Nel museo c'è anche la sala del tesoro storico, dove sono esposti oltre 3.000 oggetti di culto, gioielli e tesori realizzati con metalli e pietre preziose, che ripercorrono gli eventi e la storia dei personaggi del passato. Il museo ospita anche diverse mostre temporanee. Io visito quella che ricorda l'indipendenza della Romania dell'Impero Ottomano, avvenuta nel 1877. Ora la metro, che per un euro mi permette di acquistare un biglietto valido 2 viaggi, e mi sposto nella zona nord di Bucarest, dove si trova il Parco Erastrau. La prima cosa che noto sono queste 12 grandi statue di bronzo che raffigurano i fautori dell'Unione Europea. Curiosamente intravedo anche un ricordo a Michael Jackson, evidentemente molto amato dai rumeni. Davide, adesso ti do una nuova missione. Ti va di vivere una giornata in un tipico villaggio rumeno? Ma Licia, come faccio? Io sono a Bucarest! Davide, sempre a lamentarti! Ma è lì a 2 passi e non te ne sei neanche accorto! Non devi fare troppa strada, dai, su! Ah, meno male! Ok, vado! All'interno del parco c'è il Village Museum. Per soli 3 euro vengo catapultato nel passato della Romania. Si tratta infatti di uno dei più grandi musei a cielo aperto d'Europa, con 50 edifici provenienti da tutto il paese, che sono stati smontati, spediti qui e ricostruiti per ricreare l'atmosfera dei tipici villaggi romeni. Dove io mi ambiento subito! C'è nessuno? Il mio viaggio a Bucarest è arrivato alla fine e quale modo migliore per concluderlo se non assaggiando qualche altro piatto tipico? Questo ristorante è molto suggestivo e accogliente. Pensate che è aperto dal 1879. Per appena 5 euro, ecco la mia cena. Ciorba de fasole in pine. Una zuppa di fagioli dentro il pane. Sembra deliziosa. Sì, lo so, non mi sono dimenticato. Mangio e faccio subito i conti. Sarò riuscito a stare sotto i 250 euro?